sempre accessibile a tutti. Grazie per questo invito, grazie alla professoressa Fantoni, a tutti i colleghi che gentilmente mi hanno invitato a questa presentazione. Io ho partecipato con grande interesse alla 2 giorni di novembre scorso e successivamente parlando con la professoressa Melli, parlando con la professoressa Fantoni, visto che lo stress era stato affrontato da tanti punti di vista, da quello normativo, della ricerca, della descrizione del fenomeno, e parlando con la professoressa Fantoni ci siamo detti perché non integrare quelle relazioni con una metodologia, cioè abbiamo detto che questa cosa passando, che so,
hanno delle tradizioni diverse, anche dei modi di vivere la sicurezza in maniera diversa. Come ci siamo mossi? Intanto siamo partiti da vedere quello che c'era intorno a noi. Le linee guida europee dicevano che non ci sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione. Quello che è importante però, dicono sempre le linee guida, che si devono valutare tutti i rischi, e qui non mi soffermo perché già l'altra volta qualcuno lo ha detto prima di me, tutti i rischi significa rischi per la sicurezza, rischi per l'igiene ambientale e rischi anche di natura psicosociale, quei rischi più collegati al benessere del. E le linee guida ci dicono anche che bisogna eliminare un rischio identificato. Ora la filosofia del rischio zero, se visto che ormai è inesistente, è un'utopia, però bisogna cercare di ridurre al minimo i rischi che sono stati identificati. Quindi la prima cosa è accorgerci, proviamo a costruire una nostra metodologia. Quando dico nostra, dico italiana. Però non possiamo fare riferimento, non fare riferimento all'Europa, ci siamo, e oltretutto dobbiamo dialogare con le nostre parti. Quindi come principi teorici abbiamo preso Cox, Clark, tutti quegli autori che vanno e andavano all'epoca per la maggiore in Italia, proprio per poter costruire un linguaggio comune anche con i nostri colleghi. L'Agenzia Europea, l'accordo quadro europeo che è stato poi inserito a forza di legge in un decreto comune. Pensate che l'accordo quadro non si è riuscito a farlo recepire in Italia, voi sapete che gli accordi sono a livello europeo a titolo volontaristico, cioè i paesi non sono obbligati a sottoscrivere un accordo. Ma se l'accordo lo sottoscrivono, i 3 anni successivi lo devono recepire, che in Italia non era stato recepito. Nel momento in cui, nell'aprile, esce sul decreto 81, a giugno viene anche recepito come accordo interconfederale. Il decreto 81 che cosa ci dice nell'articolo 28 quando parla della valutazione dei rischi? Che le modalità devono essere semplici, brevi e comprensibili. Tenete presente che in Italia il 96% delle imprese sono piccole imprese, quindi è chiaro che nel momento in cui il Ministero dà delle indicazioni, le dà tenendo conto del piccolo e lasciando la massima discrezionalità alle grandi imprese che possono investire di più e appunto discrezionalmente operare come credono meglio. Questo nostro lavoro, dicevo, un po' perché era visto che aveva pubblicato la metodologia, è servito come documento di lavoro sia per il Comitato Interregionale per la Sicurezza, sia per la Commissione Consultiva Permanente. Quindi oggi faccio piccoli aggiustamenti, intanto è la metodologia che risponde meglio a quelle che sono le indicazioni, i criteri di riferimento pubblicati nella famosa lettera circolare del novembre del 2010 dal Ministero del Lavoro. Siamo partiti poi dalla definizione di stress. Che cos'è questo stress? Lo stress è la sindrome generale di adattamento, ossia è quel meccanismo che ci consente di adattarci, quel meccanismo che, come diceva Sam, ci consente la sopravvivenza. Lui diceva, se noi non fossimo in grado di riconoscere gli stimoli che ci vengono dall'ambiente interno o esterno, quindi stimoli fisici, biologici o psicologici,
psicosociali, nessuno di noi potrebbe sopravvivere. Pensiamo a un bambino che avevamo, che eravamo noi, se non fosse in grado di riconoscere lo stimolo della fame e che piange e quindi da insegnare, non potrebbe sopravvivere. Quindi lo stress è un fatto fisiologico assolutamente non naturale, ma necessario alla nostra sopravvivenza e alla nostra vita. Tuttavia, in alcune situazioni, questo meccanismo che è necessario alla nostra sopravvivenza si può disregolare. E se gli studi tra l'altro sono iniziati proprio quando il meccanismo ha incominciato a dare alcuni problemi. Se il meccanismo, diciamo, perde la sua funzionalità, si possono creare situazioni di malessere, situazioni di irritabilità, situazioni di difficoltà dell'addormentamento, ci si addormenta, ci si sveglia, poi non si riesce a prendere il sonno, tutte quelle cose che ciascuno di noi nella propria vita ha sperimentato, fino a produrre delle vere e proprie patologie. In casi gravi addirittura possiamo parlare di patologie e patologie, però situazioni assolutamente gravi. Quando noi parliamo di stress positivo come meccanismo di adattamento, noi parliamo di eustress. Quando noi parliamo di stress negativo, cioè quando si è creata questa disfunzionalità, che quello che ci doveva consentire l'adattamento non è più in grado di soddisfare questo nostro bisogno, allora parliamo di distress con una parola. Quando è che si crea questa situazione di distress? Quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le proprie richieste che provengono dall'ambiente. Io penso una parentesi di lavoro, perché noi ci occupiamo di ambiente di lavoro, però dall'ambiente, l'ambiente di vita, e non è che noi viviamo come frazionati, no? Noi ci portiamo noi stessi ovunque, anche se in certi contesti tendono ad emergere alcuni comportamenti, alcune performance e in altri contesti altri. Però fondamentalmente noi ci portiamo la nostra ambiente di vita e di lavoro insieme. Quindi siamo uno squilibrio tra le richieste dell'ambiente di lavoro in particolare e le risorse che la persona richiede di avere a disposizione. Per vedere se questo poi funzionava o meno, siamo andati a vedere anche che cosa e come definivano le varie strutture occidentali il concetto di stress occupazionale. Ho quindi lo vedete da parecchio, perché poi in linguaggio comune noi parliamo sempre di stress, sia quando è positivo sia quando è negativo. Il NIOSH, nel National Institute of Occupational Health, che è il punto di riferimento importante dell'americano a cui tutti guardiamo, dice che lo stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose. Quindi siamo già in una fase avanzata, non è più un meccanismo fisiologico, che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono configurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze del lavoratore. Quindi in questo caso aggiungere alle risposte che le persone rinominano. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e perfino sugli infortuni. Certo, quando noi siamo deconcentrati, quando siamo diciamo in ansia, è chiaro che è molto più facile cadere e infortunarsi accidentale, perché non siamo concentrati su quello che stiamo facendo, ma su questi sintomi di malessere che ci accompagnano e che tendiamo a neutralizzare. Quindi sì, risposte fisiche ed emozionali negative alle richieste dell'ambiente. L'Agenzia Europea
voci a disposizione per fare fronte a tali richieste. Quindi l'Agenzia Europea si concentra piuttosto sulla percezione dello squilibrio. Gli americani parlano di risposte, prevalentemente certo che anche quelle sono percepite, però qui si pone un accento piuttosto un po' sulla percezione. E infine l'accordo quadro europeo. Dice che lo stress non è una malattia, lo riconfermo, abbiamo detto anche all'inizio, ma una situazione prolungata di tensione, come dicevo, di certe condizioni, può ridurre l'efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute. La salute può essere fisica, organica o psicologica, certo le due cose vanno in pari passo. Lo stress di lavoro moderato può essere causato da fattori diversi, come il contenimento del lavoro, la inadeguata gestione delle risorse umane, la carenza della comunicazione, eccetera, fa un certo elenco. Quindi ci si avvicina sempre di più a quelli che noi chiamiamo i fattori di rischio. Oh, una cosa che l'altra volta è stata più volte menzionata, il mobbing, diciamo subito che dal codice europeo è escluso il mobbing. Quindi nel momento in cui lo tranquillo recepisce dal codice europeo, il mobbing è escluso. È escluso perché? Perché è stato firmato un altro accordo nel 2007 che riguarda proprio le molestie e la violenza sul lavoro. Personalmente credo che sia più difficile un recepimento di quello dello stress. Probabilmente non sarà recepito mai. Però dal punto di vista, diciamo, di come operatore della sicurezza mi preoccupo poco. Perché? Quali sono i fattori di rischio stressori? Adesso li vediamo. E se noi preveniamo quelli o cerchiamo di ridurli al minimo, certamente il mobbing non può esistere. Quindi il fatto che non si recepisca questo accordo è poco significativo. Se le organizzazioni vengono gestite, vogliamo dire con un'espressione abusata, a misura delle persone. I fattori di rischio stressogeni riguardano sia il contenuto sia il contesto lavorativo. Quando noi parliamo, questi li abbiamo mutuati dall'Agenzia Europea e anche i colleghi di altri paesi fanno riferimento a questi fattori di rischio. Poi vediamo un attimo anche come ci possiamo differenziare. Quando noi parliamo di contenuto del lavoro, parliamo degli aspetti hard del lavoro. Come vedete, l'ambiente di lavoro, le attrezzature, la pianificazione dei compiti, i dati di lavoro, gli orari, no? Tutto quello che riguarda la struttura in senso proprio organizzativo. Quindi le condizioni di rischio. Tra l'altro, questi fattori di rischio dovrebbero già essere contenuti nel documento di valutazione rilevati dal consulente, dall'ingegnere, dal tecnico, dal punto di vista diciamo più obiettivo, no? più tecnico. Nel caso in cui noi prendiamo in considerazione per valutare lo stesso, valutiamo la percezione di questi fatti che ne hanno i lavoratori. Quindi c'è una mediazione in più. L'aspetto che ci interessa forse un po' di più, anche perché è più innovativo, visto che i fattori di rischio legati all'organizzazione fanno sempre fatto parte della tradizione della sicurezza, sono quelli che riguardano il contesto, ossia la gestione delle persone. E qui andiamo dalla cultura operativa, quello che voi vedete in rosso sono i parametri che vengono poi declinati dall'Agenzia Europea, come vedete a sinistra, a destra. Quindi la cultura dell'organizzazione, che significa per esempio vedere subito quali sono le modalità comunicative.
interne, in grado di tutelarli, probabilmente ci ricordano meno, perché è rassicurante che sono in grado di gestire il loro compito con maggiore, direi, con maggiore rassicurazione, no? Quindi sono tutti elementi, elementi importanti dal punto di vista della prevenzione dello stress. Mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi, non è tanto costo, eccetera. Che ruolo ha l'organizzazione? Una organizzazione ambigua, dice una cosa, ma di fatto si opera in un altro modo. È un'organizzazione conflittuale, sia il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Beh, a scuola mi sembra che sia una cosa che certamente non vale la pena sottolineare, però questi aspetti sono aspetti che riguardano tutte le organizzazioni, che ognuno poi deve modificare in funzione della propria vision. Lo sviluppo di carriera, questo per esempio, sentendo parlare i colleghi vostri, mi sembra che sia un punto critico. Perché? Perché chiunque di noi va in un ambiente di lavoro si aspetta ragionevolmente di fare una certa carriera. Il discorso che ho sentito fare nel corridoio, ma magari in maniera superficiale, perché proprio la scuola non è il mio ambiente di lavoro privilegiato, sono più sulle imprese che non sulla scuola. E mi pare che lo sviluppo di carriera sia a delle criticità. Qualcuno dice che esiste, la maggior parte mi dicono di no. Però certamente è un aspetto che deve essere preso in considerazione. Io non so come, però non si può fare una persona di 30 anni la stessa cosa, crescendo solo per anzianità anagrafica o piccoli stacchi di libro nuovo, no? Perché è tutto un discorso complesso su cui avrebbe la dominanza soffermarci. L'autonomia decisionale e il controllo, noi questo riguarda piuttosto le competenze, la crescita professionale. Le persone devono essere autonome nel fare quello che devono fare ed essere responsabili di quello che fanno. Questo penso che per voi sia abbastanza scontato, l'autonomia decisionale nell'ambito delle vostre scuole, e il controllo sia la responsabilità di quello che avete fatto. Le relazioni interpersonali sul lavoro, io tante volte dico che negli ambienti di lavoro non c'è amicizia, anche se con quelle persone non ci siamo la maggior parte del nostro tempo utile per tanti anni, però quando abbiamo magari intenzioni, ce ne andiamo, quelle persone non le vediamo più. Quindi dobbiamo stare attenti sull'equità, la correttezza, la collaborazione, l'educazione con sentimenti di amicizia. E certe volte le persone non accettano questa mia cosa, questo mio non riconoscere l'amicizia, che ci può essere, per carità, ma come fatto eccezionale. A volte nel ambiente di lavoro ci si conosce e ci si sposa anche, però in linea, diciamo, di principio, gli ambienti di lavoro devono essere educati, collaborativi e senza aspettarsi dei ritorni amicali che non è quello di poco, no? Anzi, c'è il professor Avalone, dice che i luoghi di lavoro sono luoghi di convivenze non scelte. Quindi dice, io con la maggior parte dei miei collaboratori non ci passerei neanche una serata, però sono le risorse con cui noi abbiamo a che fare nel nostro ambiente di lavoro, ecco la differenza. Questo aspetto dell'interfaccia lavoro-famiglia è abbastanza nuovo, non si prendeva in considerazione, e invece insomma, anche perché non si prendeva in considerazione? Perché c'erano dei modelli e dei ruoli molto rigidi, l'uomo andava a lavorare, la donna stava a casa. Nel momento in cui si lavora entrambi e quindi i ruoli sono interscambiabili, dobbiamo valutarli insieme.
insieme, sia per gli uomini che per le donne, quindi l'ambiente di lavoro, l'ambiente privato devono essere tenuti presenti nell'ambito della valutazione. Faccio un esempio per spiegare meglio. Qualche anno fa, in Piemonte, un datore di lavoro, una grande impresa, che passa per soldi, per l'Italia è una grande impresa, mi disse: se io non avrei capito quello che lei dice, se non avessi vissuto un'esperienza tragica, perché qualche anno prima era morta la moglie di questo signore in un incidente d'auto. E lui si era ritrovato padre, improvvisamente, di due bambini, uno di 4 e uno di 7 anni. E lui dice: io ho la tanta, ho la nonna, però improvvisamente ho sentito la responsabilità dell'educazione dei bambini. A miei dirigenti nell'assegnazione dei compiti dico di tenere presente anche il tavolo familiare. Poi veramente mi ha detto: non pensi che questa sia un'azienda di filantropi, perché qui dobbiamo produrre denaro, dobbiamo produrre profitto, anche perché se non c'è profitto non si può investire su nessuno, in questo senso. Quindi interfaccia. Per valutare lo stress, per valutare questi fattori di rischio che abbiamo visto, spesso si pensa che la somministrazione di un questionario sia sufficiente. Niente di tutto ciò. La metodologia che noi proponiamo è un percorso valutativo che vede questi punti che adesso rapidamente li andiamo a leggere. La valutazione, secondo l'articolo 29 dell'81, la fa il datore di lavoro. Attenzione che il datore di lavoro, anche se delega fattivamente qualcuno, è l'ultimamente responsabile. Cioè la valutazione, che in genere poi si firma tutti quelli che hanno collaborato, la potrebbe firmare ragionevolmente solo il datore di lavoro, perché lui è il responsabile. Poi c'è invece l'articolo 29, dove il lavoro che può delegare ma non la responsabilità, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in collaborazione se è presente, perché il medico competente non è presente sempre, magari lo sapete, ma qualcuno che ha la curiosità, il medico competente non è il medico che sa, il medico, la dicitura sempre, il medico competente, ossia il medico a cui competono certi adempimenti, la solidarietà sanitaria. Siccome sempre soprattutto lo chiamiamo così, il medico competente, che non è presente sempre, ma dove c'è e può lavorare alla valutazione. Sentito il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, interno o territoriale a seconda delle strutture. Che cosa propone, che cosa suggerisce il nostro metodo? Intanto questa valutazione la dobbiamo fare. Ci dobbiamo investire del tempo, denaro, persone. Quindi intanto vale che si abbia un ritorno il massimo possibile, capitalizzare quell'investimento. No? Allora noi diciamo: anziché fare in collaborazione, per cui si fa la valutazione, si sente meglio, poi quello c'è, quell'altro non c'è, perché non si fa un gruppo, un'equipe partecipata in cui tutti sono presenti? Si lavora il datore di lavoro, il medico, il responsabile del servizio, ma perché non gli addetti del servizio, che pure ci sono? Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura importantissima all'interno di una struttura, perché lui è lavoratore e al tempo stesso rappresentante. Quindi lui ha proprio presente la realtà vera di quello che si va valutando, mentre tutti gli altri se ne stanno nelle loro stanze, compreso il responsabile del servizio, il
fa solo quello, il rappresentante fa questo e fa quello. E poi ci siamo detti, ma perché non allargare questa elite a figure dell'organizzazione che siano particolarmente significative? Per esempio, non so, un insegnante viene per competenza, per anzianità, che magari non ha un ruolo, non è un presidente, un dirigente scolastico, un dirigente, però è un punto di riferimento per la scuola, è un problema della storia della scuola, perché non inserirlo? Questo lo può fare, si può fare all'interno di ogni struttura di lavoro. Insomma, si allarga questo punto affinché appunto si acquisti il massimo da questo. Il primo punto è la raccolta dei dati organizzativi. Questo dicevo, le metodologie sono fatte un po' per tutti gli ambienti di lavoro. Nella raccolta delle informazioni, intanto si comincia a delineare una specificità di quell'ambiente di lavoro. Quali sono le... qui ho fatto degli esempi, ma è chiaro che qualunque cosa venga in mente ha diritto di cittadinanza. Tra l'altro, questa raccolta dei dati organizzativi serve per almeno due scopi, oltre a quello di specificare sempre di più l'organizzazione. Se la valutazione la fa un consulente esterno, serve a far conoscere l'azienda, come è organizzata, che tipologie di contrattuali ci sono, eccetera. Se lo fa un interno, siccome noi nella maggior parte dei casi il nostro ambiente di lavoro lo viviamo emozionalmente, riteniamo di sapere tutto, di conoscere tutto dei nostri colleghi, eccetera, se dobbiamo fare la valutazione, in questo caso c'è come un distanziamento dalla nostra attività per rendere un po' più meno soggettivo. Io oggettivo è un termine che non uso volentieri perché l'oggettività non esiste, però ci serve a distanziare un po' e a mitigare la nostra emozionalità con il ragionamento e con gli aspetti cognitivi del nostro sistema. Al secondo punto, l'informazione dei lavoratori. Perché non si può fare la valutazione se tutti non partecipano, e non partecipano soprattutto qui tutti gli insegnanti, tutti i dirigenti, tutte le persone che sono coinvolte all'interno di quella struttura di lavoro. Anche perché se poi si devono prendere dei provvedimenti, cioè delle misure da mettere in atto, chi reagisce sono quelle persone che se sono state informate e rispondono in un certo modo. Se non sanno niente, non che dovrebbero cambiare modalità, se per loro quei comportamenti sono sempre andati bene. Quindi è importante l'informazione. Chi sta facendo cosa, il tipo, come è formata, eccetera, eccetera, perché la fa? Sì, è vero perché c'è un obbligo di legge, però anche perché tramite l'obbligo di legge si vuole migliorare le condizioni di vita all'interno dell'organizzazione. Quali sono le finalità e gli obiettivi? E un aspetto importantissimo è la restituzione delle dignità. Pensate, se oggi voi non aveste trovato un libro in cui c'è il ritorno di quelle due giornate, voi lo avreste avuto tra due anni, diventato vecchio, la restituzione dei risultati è quello che poi ci motiva a lavorare. Perché noi sappiamo quello che è successo all'interno della nostra organizzazione. Il terzo punto, finalmente, è la indagine vera e propria. Allora, l'indagine vera e propria, qui il Ministero ha ulteriormente semplificato, io vi do la versione del Ministero, quella obbligatoria. Allora, due fasi, la fase prima preliminare, in cui si va a individuare attraverso gli eventi sentinella il contesto e il contenuto, avete
rischio, quello, quei fattori di rischio di prima, il livello di rischio della vostra scuola, della vostra impresa. Ora, per fare il livello di sentinella, per valutare il livello di sentinella, ecco, praticamente così, abbiamo il livello di sentinella, indici infortunistici di assenza per malattia, livelli non volute, trasferimento, bla bla bla, eccetera. E questo riguarda tutti. Però se voi nella raccolta dei dati avete delle domande in più da fare che vanno a identificare la vostra scuola, ecco che è un aspetto importante che arricchisce la vostra valutazione. Per fare gli eventi sentinella è sufficiente l'equipo. L'equipo così come dice l'articolo 29, o meglio ancora come suggerisce il metodo, anche perché, questo lo dice la circolare del Ministero, quando noi andiamo a valutare il contesto e il contenuto, cioè è bene che partecipi o il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, oppure se l'impresa è grande, anche un campione di lavoratori. Se noi rappresentanti della sicurezza ci andiamo dall'inizio, tanto meglio, non entrano a freddo in una cosa di cui non sanno, ma hanno contribuito alla costruzione di questo evento. Io non ho il tempo, ma naturalmente qui ci sono poi le punteggi, bla bla bla, perché attraverso il punteggio, l'evento sentinella, il contesto e il contenuto, noi arriviamo alla individuazione del livello di rischio. Rischio basso, rischio medio, rischio alto. Rischio basso è il datore di lavoro non ritiene che ci siano misure da prendere, misure di intervento da prendere. Ok, si scrive sul documento di valutazione e si predispone un piano di monitoraggio. Tenete presente che la valutazione dei rischi tutti è un documento dinamico che si deve aggiornare continuamente. Quindi si fa un piano di monitoraggio e più avanti si vedrà se ci sono delle misure di intervento da prendere o meno. Siamo in presenza di un rischio medio, bisognerà mettere in atto le misure di intervento che si renderanno idonee. Si dovrà prevedere un tempo ragionevole in funzione delle misure da adottare, a valle del quale si dovrà fare un test per vedere se quelle misure sono state efficaci o meno. Nei casi in cui il rischio sia alto, le misure di intervento dovranno essere prese immediatamente, prima perché il rischio è alto. Anche in questo caso il Ministero dà, cosa che non aveva fatto il network, ma il Ministero dà la possibilità di mettere in atto strumenti di miglioramento e a valle delle quali fanno una verifica e se i risultati attesi sono stati conseguiti, ok. Altrimenti si deve procedere al secondo livello di valutazione. Secondo livello di valutazione, quindi il primo ha come obiettivo la individuazione del livello di rischio, il secondo ha la rilevazione della percezione dei lavoratori. Fino alla prima fase, diciamo, le cose si possono svolgere con ragionevolezza all'interno delle organizzazioni, con le risorse che hanno a disposizione. Ecco perché anche quella semplificazione continua del Ministero, per non aggravare, soprattutto in momenti di crisi come quelli attuali, aggravare i costi delle piccole imprese. Quando si arriva però al secondo livello, siccome è un livello di approfondimento che richiede strumenti clinici, è chiaro che ci vogliono delle persone che sappiano maneggiarli, non solo, ma che li possano anche acquistare. Poi è vero che un ingegnere mi ha detto a proposito dell'approfondimento, ha detto guarda, mi sarebbe utile uno psicologo che possa acquistare un questionario, in piena già scelto, perché ha
persone in questionare non è significativo, è meglio fare un focus group, ma è difficile da gestire, ci vogliono delle competenze specifiche. Quindi è una fase che bisogna farla, certo che è costosa da tutti i motivi. Questo qui, quanto si passa da una fase all'altra? Quando le sentinelle, con testa e contenuto, hanno avuto bisogno di misure di intervento che si sono rivelate inefficaci. Quindi bisogna andare alla fase di approfondimento con il coinvolgimento dei lavoratori. Anche qui che significa? Tutti i lavoratori, certo, si può fare anche tutti i lavoratori, ormai i funzionari si fanno sui computer, quindi avere 10.000 o 20.000 persone in computer fa tutto. Oppure dobbiamo fare dei campioni, il campione però come lo vediamo, le tipologie di rischio, come lo costruiamo, insomma ci sono tanti aspetti complessi che devono essere di volta in volta cambiati. Strumenti, e questo qui è già una cosa importante, è il secondo punto, quello in blu, ossia se anche noi andiamo a cogliere l'aspetto della percezione dei lavoratori, è vero che noi lo facciamo singolarmente, nel senso che diamo un questionario o intervistiamo i singoli lavoratori. Quindi la modalità effettivamente è soggettiva, ma la elaborazione deve essere, questo lo dice la norma, deve essere organizzativa, perché la valutazione dello stress riguarda la struttura dell'impresa, noi parliamo di stress occupazionale, non dello stress del singolo lavoratore. Se il singolo lavoratore ha dei problemi, verranno trattati, perché in azienda non ci si dimentica di nessuno, però avranno un iter diverso. Quindi anche la valutazione soggettiva deve essere una valutazione in termini statistici. La pianificazione anche dell'intervento, sia in prima fase, naturalmente, se dopo la seconda fase è necessario, bisogna individuare ulteriori misure di intervento e verificare l'efficacia. Le misure di intervento in genere quali sono? Di tipo primario, quando si va a modificare il contenuto del lavoro, sempre molto difficile perché riguarda gli orari, carichi, eccetera, o le modalità di gestione delle persone. In genere le due cose vanno abbastanza insieme. Mi avvio a concludere, si mettono in atto le misure che sono state individuate, prevedendo la fase di monitoraggio, dell'efficacia delle spese e infine l'aggiornamento. Dicevo che la valutazione è uno strumento dinamico, quindi noi dobbiamo aggiornare, ma ogni qualvolta ci sono dei cambiamenti significativi, sia di tipo organizzativo che gestionale, cambiano a qualche insegnante, e dobbiamo vedere perché c'è un rapporto con gli altri insegnanti, con il datore di lavoro, con il direttore scolastico, con gli allievi, quindi ogni qualvolta c'è una situazione organizzativa o gestionale importante, dice l'articolo 29, oppure noi come network abbiamo suggerito entro 2 anni di fare la verifica, ci è sembrato un tempo ragionevole che non porta poi ulteriori cose, tenuto conto delle sanzioni abbastanza pesante, pensate che noi da che non recepivamo niente, improvvisamente sono scontate sanzioni anche di tipo penale, non verranno mai applicate, però voglio dire, se capita un ispettore è una cosa importante. Vi ringrazio, naturalmente se avete bisogno di informazioni, cose eccetera, poi potete fare le